aspetta, giro, non è... personale del distaccamento di Santa Margherita del Belice, ho il piacere di consegnare al caporeparto Bavetta il crest dei Vigili del Fuoco. Grazie. Ringrazio tutti i colleghi della sorpresa, una bella cosa. Di nuovo, grazie a tutti. Oggi lei entra in pensione, 36 anni di servizio. Quali i tratti salienti della sua carriera? Bene, io ho iniziato a far parte del Corpo Nazionale nel 1985, entrato subito presso l'Ispettorato Lombardia per circa un anno, dopodiché trasferito in Sicilia al comando di Caltanissetta, dove ho prestato servizio per circa 10 anni. Dopo questi 10 anni al comando di Agrigento e quindi qui al distaccamento di Santa Margherita. Dopo circa 20 anni di servizio ho fatto un concorso interno, passaggio di qualifica a caposquadra, e quindi sono dovuto andare fuori presso il comando di Roma per circa 3 anni. Dopodiché risceso, ho rifatto di nuovo la discesa presso il comando di Caltanissetta, dove ho effettuato ancora 3 anni di servizio da caposquadra e poi trasferito presso il comando di Agrigento, dove ho prestato servizio sino ad oggi. Gli ultimi 2 anni mi hanno dato il grado da caporeparto da una legge che è nata in quel periodo e quindi mi sto concedendo da caporeparto al distaccamento di Santa Margherita, molto vicino a casa mia. Voglio fare un'ultima domanda: cosa spinge un uomo a entrare nei Vigili del Fuoco, che è certamente una cosa molto difficile, che dovrebbe essere sentita da tutti. Giustamente, quando sono entrato, questa cosa qua era inizialmente era per l'entusiasmo di entrare a far parte del corpo, non sapendo a cosa si andava incontro. Adesso, oggi come oggi, capisco cosa significa realmente far parte del Vigile del Fuoco.